Hello guys, Scotto here e bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi andremo a parlare di Gaming, il 4 stelle che sicuramente ha spiazzato molti, data la sua potenza inaspettata, diciamo. Gaming penso che sia uno dei 4 stelle DPS, ovviamente, più forti usciti negli ultimi anni. Chiaramente, se avete qualche parere discordante, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale pensate che sia il personaggio più forte rispetto a Gaming. Chiaramente sto parlando di DPS. Comunque in questo video andremo a vedere il suo miglior team, ovvero Gaming, Bennett, Furina e Shanyun. Copriremo tutte le build di personaggi, la rotation che può sembrare semplice, ma ci sono dei passaggi che differenziano un gameplay buono e forte di Gaming ad uno veramente molto molto scrauso. Chiaramente andremo a coprire anche quella che è la recharge, andremo a vedere anche come cambia la recharge a seconda delle costellazioni di Gaming e incredibilmente anche i set. Però per qualsiasi cosa che volete sapere di più su Gaming, magari più specifica, qui c'è il video su di lui proprio, quindi andatevelo a recuperare. E ragazzuoli, io vi ricordo che streamo ogni sera alle 21 su Twitch, il link è in descrizione. In descrizione c'è anche il link per il Discord, quindi se volete joinate. Inoltre un bellissimo like e supporto al video ed iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto. E noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, questo team di Gaming, Makoto, perché non giochi un double hydro con un pyro, così puoi avere più apply hydro? Non serve, ragazzi, l'applicazione di Gaming è veramente lenta e quindi personaggi che applicano hydro in maniera più lenta rispetto ai soliti Yelan e Xingqiu, chiaramente Xingqiu on top fino a quando Yelan non è C2, riescono ad avere un proprio posto veramente goloso. Chiaramente bisogna stare un po' attenti per come si fa la rotation, ma tranquilli che ve lo spiego io. Chiaramente, essendo Furina e Shanyun in solo hydro e solo animo, quello che andrà a succedere è che le recharge di queste due saranno abbastanza altine. Ma andiamo subito a vedere. Gaming, possiamo? Hakuna Matata ragazzi! Grazie mille. Allora, Gaming, il nostro Gaming, livello 81 di 90, si presenta con un 1700... Non ho il mouse. È tornato il mouse. 1767 di attacco, 210 di Elemental Mastery. Questo qui è on field con Clessidra Elemental Mastery, con ovviamente la Resonance Pyro. Arma abbiamo la Red Horn Stone Thresher, che è un ottimo Stastic, ma appunto, ve lo ripeto, se avete questa e giocate appunto in Vape è molto 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 buona, se avete questa anche è buona, ma raga, veramente questa è enorme su di lui, quindi se avete questa e dovreste, ok? Usatela, ovviamente sì, su Gaming è la morte sua. Come set io gli ho messo un Crimson Witch of Flame, ma si può tranquillamente anche mettere un Marsh Se. Piccola nota, nel caso abbiate Gaming C6, attenti all'overcap di rate, perché nel caso overcapiate il critical rate ci sono veramente delle huge perdite di danno, dato che appunto avrete delle stat che non andrete a utilizzare. Questa è la sua build, chiaramente parliamo di una build Crimson, quindi è normale che il mio Gaming sia abbastanza enorme, dato il tempo che ci ho messo per farmarmi un buon set per Utao. Il mio Gaming è C6, un personaggio che ho amato dal primo momento che l'ho visto, quindi non potevo che dargli tutte e sei le sue costellazioni. Talenti, probabilmente arriverà anche una corona, mi mancano ancora un po' di libri, ma sì, Gaming ha un playstyle che mi sta veramente veramente piacendo al momento. Per quanto riguarda i dettagli, abbiamo 65.8 di critical rate, ma non fatevi ingannare, perché grazie a quella che è la sua C6 ci prendiamo 20 di critical rate e 40 damage sui suoi plunge, quindi questo 75 in realtà è un 95.8, è un 258.4. per quanto riguarda l'elemental mastery, appunto 210 di mastery con appunto, come detto prima, 1767 di attacco, che è un field con Bennett chiaramente diventerà molto di più. Per quanto riguarda la recharge, cambia
molto rispetto appunto alle Constellation e alle Favonius in team, ma ne parleremo dopo in modo molto esaustivo durante l'analisi per la Recharge. Andiamo avanti. Bennett, livello 90, è sempre quello, 39.999 HP, Aquila Favonia, o comunque arma con più attacco base che avete in inventario. Noblesse normalissimo, farmato in 2 run e mezzo. Constellation 6. La Constellation 6 su Gaming in questo team, cioè la C6 di Bennett su Gaming in questo team, è molto importante perché va veramente a semplificare la rotation in maniera quasi imbarazzante. Quindi ce l'avete? Bene. Non ce l'avete perché non avete una sesta coppia? Settima, actually. Fa niente, la troverete. Non state portando su Bennett perché pensate ancora nel 2024 che vi rovina i team? Scrivetemi qui sotto nei commenti che team pensate che Bennett vi stia rovinando e poi ne parliamo. Ok. 10 nella sua... 10 proprio. Corona sulla sua ultimate. Non serve nient'altro. Poi ci sono i Bennett DPS, ma quelli sono un caso a parte. Molto molto divertente però. 168 di recharge e appunto 40.000 meno 1 HP. Andiamo su Furina, livello 90, solo Hydro, quindi già sappiamo che senza quella che è la C4 avremo bisogno di un bel po' di recharge. Quindi per cui arriva la nostra Favonius a salvare la situazione, come in ogni praticamente team. Artefatti Golden Troop, ovviamente sì, questa è la sua build. Constellation e C6, va bene, ma comunque, come ben sapete, nei video con Furina, dove comunque ho dei personaggi costellati che la maggior parte delle persone non ha, tipo appunto i 5 stelle, vado comunque di recharge come se non fosse C4, per esempio in questo momento. Non posso farci molto per la sua C1 appunto, però insomma... capitemi. Diciamo che anche se ho queste costellazioni cerco sempre di fare video più free to play friendly possibile. Cosa intendo? Intendo che chiaramente vado a metterle comunque la recharge che serve in un team senza la C4. È chiaro che farò un po' più di danno con Gaming perché ho la C3 e ho la C1. Questo perché l'Oioverse ancora non ci dà quella incredibile e in realtà facilissima opzione per spegnere le costellazioni. Comunque 209 di recharge, 65.8 di rate, così siamo sicuri di procare la nostra fav con la E, con la Q di quando saremo in campo, è un 168 di damage onestissimo con 40.126 HP. Bene, andiamo ora alla nostra Shanyun che ha 3.304 di attacco a livello 81, potrebbe andare ancora un po' di più al 90, ma non me la sento per il momento di portarla su. Per quanto riguarda l'arma, lo Zurnai, chiaramente arma farmabile dell'evento di Enkanomiya di qualche anno fa, molto molto... cioè, perfetta. Non molto buona, è perfetta. Il fatto è che, sì, lo so, molti di voi magari non giocavano a quel tempo o molti di voi hanno skippato questo evento. Mi dispiace. In ogni caso, chiaramente, le opzioni sono sempre quelle. Il Favonius va bene, più o meno, perché, diciamo... si utilizza solo quando tutto il team ha veramente tanto bisogno di recharge aggiuntiva, ha bisogno appunto di quell'aiuto, ma nel caso il nostro team non avesse bisogno di tutta questa recharge, questa è molto buona. Vabbè raga, non è che sia l'analisi di Shanyun, se volete qualche informazione di più su Shanyun è perché quest'arma va bene, è perché quest'arma anche può andare bene, il video è questo qui, mi raccomando signori. Bene, artefatti, abbiamo questi, Velicent, chiaramente quello che deve fare lei è swirlare e debuffare appunto Pyro e Hydro. Constellation C0, talenti 1-1-1. E voi mi direte, Koto, perché c'hai la ultimate all'1? Perché gioco con Utao Shanyun, quindi non voglio che mi curi. Quindi per cui tutti i personaggi risentiranno delle cure di Shanyun. Va bene così. Qua il rate, non siamo sotto Favonius, non ci serve. Critical damage, idem con patate. E signori, 176 di recharge, che è pochissima, ok? Ma chiaramente bisogna contare questo 48% di recharge dopo che abbiamo utilizzato l'elemental skill. 3.003 punti d'attacco, molto molto goloso, rollini di mastery molto inutili, ma va bene. Praticamente quello che in questo team andrà a succedere sarà
Furina farà le sue cose, la sua rotation, metterà Hydro sul nemico, dopodiché incredibilmente Bennett andrà a mettere quello che è Pyro, Shan Yun entrerà per swirlare e poi Gaming distrugge tutto. Andiamo ora a vedere quella che è la recharge necessaria per questo team. Allora, questo è un Gaming a C0 o comunque sotto la C4, perché 3 press, anche se chiaramente durante la rotation andremo a farne di più. Quello che succede con Lady Gaming è che va a fare particelle, a generare appunto particelle, una volta sì ed una volta no. Quindi alla prima E faremo 2 particelle, alla seconda E non faremo niente, alla terza E andremo a fare particelle, alla quarta E non faremo niente e alla quinta E non faremo, cioè faremo particelle. La sesta, se riuscite a farla, sarà comunque senza buff di Bennett e probabilmente anche senza buff di Shan Yun, ma comunque non vi darà particelle, ma sarà comunque un colpo vaporizzato che è free damage. Comunque, questo appunto è Gaming a C0 con la Favonius di Furina. Questo è quello che è appunto senza la Favonius, 158%. Qua rimettiamoci la Favonius. Quindi Gaming 145, Favonius a C0. Questo qui è a C4, perché a C4 ti dà fino a 10 particelle. Cioè non particle energy, scusatemi. E quindi andiamo a un goloso 120% su Gaming. Per quanto riguarda Bennett avremo 2 E durante la nostra rotation, quindi un 161% di recharge e si gode, niente di incredibile da raggiungere. Ora andiamo a quelle che sono le due donne molto esigenti di energy recharge, appunto una Furina senza nessun tipo di Favonius o appunto Double Hydro vorrà un 257 di recharge, ma appunto con la Favonius andiamo a 204, che è molto più abbordabile, specialmente giocando appunto quella che è la Favonius, che già da solo dà un botto di energy recharge. Shan Yun, anche qui, molta recharge needed. Avremo una E per rotation, la E di Shan Yun va fatta prima della Ultimate, anche perché, beh, come diciamo più o meno tutti quanti, ma fate conto che Shan Yun è che premette E e fa subito le particelle. Le particelle di Shan Yun si generano, a parte che sono 5 e sono uno sbrego, ma si generano quando voi fate saltate in aria, plangiate, quando plangiate e colpite il nemico, fate 5 particelle, ok? Non è che le fa quando premette la E, dovete prima plangiare. Quindi si fa E, plunge e poi andremo di ultimate. Qui 224, ma se appunto vi sentite molto golosi e molto needed di recharge, semplicemente non ci arrivate con i vostri artefatti, una Favonius va a 188 su Shan Yun, 182 su Furina, 147 su Bennett e 111 su Gaming. Non è raccomandabile la Favonius, appunto, a meno che non abbiate gravi problemi di recharge col team. Shan Yun performa molto bene con le cose che le danno tanto tanto attacco o Lambert, molto semplicemente perché le dà veramente una mano incredibile, specialmente nei team con Furina. Allora, eccoci qua con la rotation. Vi spiegherò entrambi i casi di quello che può succedere nella rotation con Furina, perché appunto, come vi ho detto prima, è un pochino, diciamo che c'è la possibilità di fare qualche piccolo errore che va a distruggere quella che è la rotation. Allora, chiaramente inizieremo con la E di Furina, andremo con la ultimate di Furina, dopodiché ulti di Bennett per togliere quella che è l'aura Hydro dal nemico. Come vedete qua non c'è nessun tipo, si vede, sì, si vede, non c'è nessun tipo di aura sul nemico, sul Winat. Andremo a fare la E, ok? E qui ci sono due cose. Avete visto? Abbiamo fatto la E, ma i C5osini di Furina hanno subito tolto quella che è l'aura Pyro grazie a un forward Vaporize, ok? Qui ci sono due casi, appunto. Vi ricordate che prima vi ho parlato della C6 di Bennett? Ecco, se qui avete la C6 di Bennett è molto facile. Andrete a fare quello che è un altro auto attack, andrete a riapplicare quella che è l'aura Pyro del nemico, andrà Shan Yun, boom, swirla quella che è l'aura Pyro e poi grazie a questa cosa qui va a swirlare anche l'Hydro. Dopodiché andrete a mettere quello che è Gaming dentro, ultimate e dopo è, ovviamente sì. E signori, saltate, plangiate, cercate di andare vicino al leoncino, non fate come me che ho fatto mezzo giro a vuoto perché ho sbagliato e danni
danni su danni su danni. Ma cos'è che potrebbe davvero andare storto in una rotation simile? Se noi qui ci dimentichiamo in modo goloso, in modo un po' stupidello, ok, di riapplicare l'aura pyro, quello che andrà a succedere è che Shan Yun non avrà nessun tipo di pyro da swirlare, quindi non avremo il debuff del Viridescent e faremo molti meno danni. Quindi sì, se avete bene C6 appunto è molto facile, perché basta un auto attack. Se no, quello che basta fare è aspettare un attimino e fare un altro 3. Chiaramente è time consuming, assolutamente sì, ma non c'è assolutamente nessun altro tipo di modo per aggirare questa piccola cosa appunto dell'applicazione di Pyro slash Hydro di Furina e Bennett. Quindi questo è una rotation abbastanza semplice, c'è questo piccolo cavillo dello scambio di aure un attimino, però mi sembra molto gestibile. Nel caso abbiate qualche domanda, chiaramente qui sotto nei commenti, e si gode. Ragazzuoli, per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Nel caso abbiate qualche, diciamo, idea per qualche team che vorreste vedere sul canale, ovviamente lasciatemi un commentino qui sotto e vedrò cosa riesco a fare. Io vi ricordo che streamo ogni sera dalle ore 21 su Twitch, il link è in descrizione. In descrizione c'è anche il link per il Discord, quindi se volete, ho preso un colpo con coso qui, con gaming qua. Inoltre, sono un gatto. Inoltre, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like di supporto a questo video, grazie mille, e di iscrivervi nel caso non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto! Out.